Benvenuto in questo nuovo tutorial dedicato a topografo. Oggi vedremo come poter suddividere il topografo a seconda delle varie interfacce, quali moduli corrispondono. Difatti, il topografo è costituito da tutta una serie di moduli. Iniziamo dal modulo T, modulo principale, modulo di topografia. È il modulo di base per eccellenza che mi permette appunto di poter quindi gestire tutte quelle che sono i vari libretti topografici ed avere appunto la piena disponibilità di importazione e elaborazione di vari formati file strumentali. Difatti, importo da strumento controller, io qui ho la possibilità di avere tutta una lista di strumentazioni, quindi io posso gestire tranquillamente più un libretto, più libretti, sia GPS che celerimetrico. Inoltre poi il modulo T include anche quello che è il modulo per pregeo e dove io ho la gestione, piena gestione e integrazione del pregeo di ultima versione. Difatti l'ultima versione disponibile mi permette quindi di essere in linea con le specifiche del catasto. Inoltre ho la possibilità anche di avere un CAD integrato. Quindi, essendo quindi una sezione dedicata alla planimetria, quindi alla grafica, io posso gestire tutto dal modulo T anche grazie al CAD integrato completo, sia delle funzioni di disegno e che di modifica. Abbiamo inoltre anche la sezione riguardante il menu misure, cioè c'è la possibilità quindi di eseguire tutta una serie di quotature, calcoli e misure sulle entità, oltre alla gestione completa del libretto delle misure. Il modulo topografia ovviamente include anche la possibilità di gestire tutta una serie di informazioni legate ai punti topografici e anche ai calcoli di topografia, quindi impostare un sistema di riferimento, trasformare, quindi eseguire appunto anche delle elaborazioni del mio libretto del rilievo. Il menu contorni legato appunto sempre a pregeo mi permette quindi di avere anche la gestione dei contorni. Poi passiamo al modulo M. Il modulo M, difatti, è il modulo di modellazione di progettazione, quindi creare modelli digitali del terreno, quindi DTM, curve di livello ed M. Abbiamo inoltre il modulo E per la gestione completa delle nuvole di punti, quindi importazione e esportazione della nuvola di punti, gestione della modifica della nuvola di punti, estrazione delle informazioni da nuvola di punti, quindi entità CAD, modelli 3D, ortofoto e pianificazione del piano di volo. Abbiamo poi inoltre anche un altro modulo che è il modulo D di progettazione, che integra oltre a quello base, il modulo M, la possibilità di creare progettazioni su modelli digitali del terreno e soprattutto calcoli di spianamenti, volumi e piani di progetto. Quindi anche oltre avere mappe del terreno e quant'altro. Quindi mi dà la possibilità di poter aggiungere una serie di informazioni grazie al modulo, di avere una serie di funzionalità in più per il modulo D. Abbiamo il modulo P per quanto riguarda progettazione su profili e sezioni. Il modulo P permette quindi di attivare il menu progettazione e analisi perché permette quindi di eseguire delle progettazioni avanzate, disegni di progetto su sezioni e calcoli di volumi su superfici, oltre ad avere una funzione avanzata per quanto riguarda la creazione di profili e quindi anche creare gruppi e importare gruppi di sezioni. Normalmente quando non ho questo modulo, ho la visibilità solo delle sezioni del terreno grazie integrate nel modulo T. Abbiamo poi il modulo R, Raster, dove io ho la possibilità di eseguire delle funzioni avanzate di modifica sull'immagine, oltre di elaborazione anche di georeferenziazione. Se non ho il modulo R, il modulo T mi permette solo di importare un'immagine, scansionata o salvata e salvarla, ma non più permette quindi di poter avere appunto tutta una serie di funzionalità avanzate che mi permette di fare col modulo R. Questo diciamo è la sezione principale. Un altro modulo integrato è poi che è inserito all'interno del menu contorni è il modulo N per riconfinamenti.
cioè integra una procedura guidata per quanto riguarda le riconfigurazioni. Quindi mi aiuta nella compilazione della procedura a seconda le varie tipologie di riconfinamento in base alla normativa. Altro modulo relativo appunto alla sistemazione agraria, che è il modulo A, lo troviamo invece nella sezione di progettazione, dove mi permette quindi di attivare quella funzione progettazione agraria, dove io posso eseguire tutta una serie di operazioni di verifica per campi per balature, progettazione balature, fossi, scoline e spianamenti specifici per la progettazione agraria. Quindi abbiamo dato una panoramica più o meno di quelli che sono i moduli principali e quali menu si attivano nel momento in cui io vado ad acquistare un determinato modulo.